La collaborazione con Porro è nata lo scorso anno con il progetto Traveler dei Bed e quest'anno presentiamo una seggiola e uno scrittoio. La sedia è un'evoluzione dei bed dell'anno scorso. E abbiamo tradotto il metallo, la struttura metallica in legno e quindi abbiamo lavorato tanto sulla leggerezza e sui proporzioni e poi è diventata una sedia molto confortevole secondo me. Abbiamo lavorato su diverse finiture del legno, della pelle, così. Questa versione qui è un acero tinto, è venuto molto bene, è anche un legno liscio, senza porro, così, e mi piace molto la combinazione, però verranno fatte anche altre combinazioni. Lo scrittoio è dato fondamentalmente da due elementi. Abbiamo lavorato sul legno metallo, quindi una struttura molto diciamo minimalista, abbastanza rigida per quanto riguarda la gamba e il profilo del top, e poi questo legno che in modo quasi magico va a inserirsi all'interno della struttura, quindi la struttura diventa soltanto un legame di due segni, gambe, profilo orizzontale, e poi il legno va a completare con due cassetti laterali sul lato sinistro e destro e lo spazio interno appunto per accedere allo scrittoio con la seduta. Un progetto che gioca sulle proporzioni e sugli spessori, diciamo, minimi, dove porre appunto nei maestro. Gli spazi, tra virgolette, anche di lavoro domestico, di scrittoio, ha cambiato la dimensione. Quindi non è più necessario il desk così grande, dove potrebbe essere in un altro spazio della casa, un grande tavolo, tra virgolette, di lavoro, di studio. Mentre questo potrebbe essere inserito in un luogo un po' più inaspettato, proprio per le sue proporzioni. Quindi la scelta di averlo leggermente più piccolo e intimo dà forse completare anche con altri spazi. Al momento siamo molto contenti di come, diciamo, lo studio sta lavorando e dei progetti che appunto vengono presentati. Siamo sempre, diciamo, aperti a nuove sfide. Abbiamo messo 6 cassetti, quindi forse abbiamo tanti desideri, ma ancora non sappiamo neanche noi quelli che saranno.